bella a tutti ragazzi, io sono Kante e ben ritrovati sul mio canale YouTube. Anche oggi registro con la finestra aperta. Al momento la motonave non è ancora partita, ma vedrete che romperà i coglioni nel bel mezzo del video. Si sente cinguettare fuori, non fa 2000 gradi e quindi è quasi piacevole. C'è anche un pochino di brezza che sta arrivando. Detto questo, lo so che non te ne frega un cazzo delle condizioni meteo a San Mauro Mare, in qualche modo devo pur rompere il ghiaccio anch'io. Questa ragazzi è la settimana nella quale si terrà il Punk Rock Raduno. Questo video uscirà lunedì prossimo, quindi il Punk Rock Raduno sarà appena finito. Festival che amo tantissimo, ma al quale causa lavoro non riuscirò ad andare. Anni fa magari mi capitava che mi facevo la sbatta e andavo a Bergamo, mi vedevo uno o due set per poi tornare indietro. È la domanda che mi facevo: ne vale la pena di farsi 7 ore di macchina tra andata e ritorno per vedersi due set? Dicevo assolutamente sì. L'altro lato della medaglia è purtroppo la stanchezza che si accumula facendo questa sbatta e che quindi si porta avanti per giorni e preferisco evitare. Ma se avessi dovuto scegliere un set da battezzare e quindi volermi vedere all'interno del Punk Rock Raduno di quest'anno, sarebbe stato sicuramente quello dei Giant Eagles, anche perché si tratta del loro primo concerto. Adesso in una live prossimamente inviterò qualcuno a parlarmi di questo set, però già che ci sono colgo l'occasione per parlarti del loro primo disco, Giant Eagles, quello che ho tra le mani, uscito per Shield Recording nel 2014. Allora, prima di tutto, sì, il disco è uscito nel 2014, nel 2022 fanno la prima data, anche perché fino adesso è stato un progetto solamente studio, quello dei Giant Eagles. Band di Rotterdam, al suo interno ci sono volti conosciuti della scena punk rock, e membri di Accelerators, Apers, Windowswill e compagnia bella. E questo disco in particolare l'ho conosciuto in maniera anche un po' rocambolesca. Era appunto il 2014, all'epoca io suonavo in questo gruppo punk che si chiamava Onoda ed eravamo usciti in CD, dopodiché ci aveva chiesto un'etichetta, la Stop Record Play, che faceva uscite solo su cassetta. Aspetta che te la faccio vedere. Ecco, questa è la cassettina degli Onoda fatta da Stop Record Play. Tra l'altro questa credo che sia l'unica copia in circolazione ancora chiusa. No, non è in vendita. E cazzo c'entra con Giant Eagles la cassetta degli Onoda? C'entra che proprio contemporaneamente fecero uscire la nostra cassetta e la versione su cassetta di Giant Eagles, degli Giant Eagles. E quindi nei vari spazi pubblicitari che magari potevano andare sulle fanzine, mi pare che andasse anche su Maximum Rock and Roll, c'era la pubblicità dei nostri due dischi insieme. Allora per curiosità ho detto: andiamoci a sentire chi sono quelli che escono con noi. E quindi mi andrei a recuperare questo disco, ancora non sapevo chi ci fosse dietro al progetto. E ragazzi, fu amore al primo ascolto. Questo ragazzi è un disco punk rock che ha tutte quante le cose al posto giusto. Melodie catchy, suoni azzeccatissimi, uso sapiente delle tastiere, insomma fila tutto liscio dal primo all'ultimo pezzo. E lo stesso vale anche per il secondo album, ma magari ne parleremo un'altra volta. E quindi da lì è diventato uno dei miei tipici dischi da ascoltare quando sono da solo in macchina durante i lunghi viaggi o me lo tengo in sottofondo quando lavoro. Proprio l'ho amato tantissimo sto disco e lo amo tuttora. Fa conto, prima di registrare le puntate mi rimetto su i dischi per entrare un po' nel mood, e a distanza di anni continua a piacermi tantissimo. Fine la cassetta non me l'ero presa, non mi ricordo perché, ma probabilmente perché la volevo su vinile, ma la prima press, quella del 2014 di questo disco, diventò man mano sempre più introvabile a prezzi sempre più alti. Finché nel 2020 la stessa Shield Recordings decise di fare altre copie di questo bellissimo disco e quindi ne fece 300 copie bianche, questo che adesso ti farò vedere, 200 copie gialle e 5 test press con la copertina leggermente differente, o meglio è praticamente tutto nero con l'immagine dell'aquila al centro. Ma dai, andiamo a vedere questa copia che ho tra le mani, è appunto la ristampa del 2020. Sleeve nera, materiale antistatico e vinile completamente bianco. E sapete che non sono un grandissimo fan dei vinili bianchi, avrei preferito la copia gialla, ma l'ho preso tramite Stardom Records e avevano questa e quindi mi sono beccato questa.
La prima press, quella del 2014, era nera e nel centrino c'è ancora il richiamo al numero di catalogo appunto del 2014 SLD 061. Figo e curato anche l'interno, dove nell'inserto da una parte c'è questo foglio nero, la scritta Giant Eagles, Giant Eagles, che si pronuncia in maniera praticamente uguale. E sul retro tutti quanti i testi, senza credits, che i credits si trovano sul retro del disco, sono qua, ma molto semplice, semplicemente c'è scritto i membri della band e dove è stato registrato. Due cartoline della Shield Recordings con dietro un po' di pubblicità dei loro dischi. E chicca delle chicche, questo poster gigante raffigurante la copertina del disco, che sinceramente mi piace tantissimo. Wow, questa un giorno o l'altro lo dovrò incorniciare da qualche parte, perché ci sta proprio. Ah, dentro me l'ero perso, c'era anche un adesivo della copertina del disco, figo. Ah, e citiamo chi ha fatto la copertina, cover art by Silas.nl. Mi piace tantissimo il modo di disegnare. Sì, raga, questa è in qualche modo da incorniciare. Però ora vi faccio una domanda: se cavo il poster dall'interno del vinile e lo incornicio, vale? Oppure il vinile perde di valore? Fatemi sapere nei commenti. Vedete che sono abbastanza bruciato da pensare che se devo incorniciare un poster mi compro un'altra copia, così ho una copia con all'interno il poster. Magari mi prendo quella gialla, se la trovo. Comunque ragazzi, il mio consiglio di oggi è appunto quello di andarvi ad ascoltare i Giant Eagles. Molti di voi li avranno visti al Punk Rock Raduno e non vedo l'ora che qualcuno mi venga a raccontare di come siano stati, perché sono molto curioso, anche perché è sempre un po' strano quando un progetto studio decide di fare una data dal vivo e non sempre riesce al meglio. Ma conoscendo i membri della band che ci sono all'interno di Giant Eagles, sicuramente dal vivo avranno fatto uno show da paura. Quindi ragazzi, fatemi sapere la vostra su questo disco, se ce l'avete, se l'avete scoperto oggi, e come è andato il loro concerto al Punk Rock Raduno. Io vi saluto e come al solito ci vediamo molto molto presto. E voi mi raccomando, ascoltatevi i Giant Eagles, dai! Yeah.